Zombie Apocalypse. Buon pomeriggio ragazze e ragazzi, nuovo video. Cosa c'è nella mia borsa? Allora, questo è un video Watch My Bag, per farvi vedere appunto cosa tengo dentro la mia borsa. Sì, io lo so, i capelli tutti sciolti, perché mi andava di farli sciolti. Ovviamente non l'ho fatto io così, me l'ha fatto mia nonna. Quindi, niente, se vi piacciono bene, se no non ci posso fare niente. Questi sono i miei capelli. Ah, tra l'altro mi sono tutta struccata, ma sto facendo respirare la mia pelle, almeno per oggi. Ma nei prossimi giorni mi trucco, anzi da domani mi trucco. Allora, a parte strofinaci che ho dentro la borsa, di quelli sporchi, vabbè. Qua c'ho roba di conti, che mi stavo facendo dei conti, però vabbè, dai, mi sono conti, vedete, scritte dei conti. Conticini matematici sarebbe. Poi questa è una busta della spesa sarebbe, nulla di che, poi, questo non so cosa sia, ah sì, questo è il mio campo visivo che ho fatto a Nuoro, o Nuoro come si dice, non lo so, questo è il mio campo visivo, però vabbè, non ce ne frega nulla a nessuno, anzi, non ce ne frega niente. Due fazzoletti che, anzi, uno non l'ho utilizzato. Altri fazzolettini, vado di veloce perché non voglio essere troppo pesante. Un altro pacco di fazzoletti della Amo Essere Eco o Biologico, quello che è. Poi un altro, che non so cosa sia questo. Ah sì, la mia lista della spesa che era solamente poco ma buona, vabbè, una sola riga, quattro cose in croce ho scritto. Poi una pezzetta per gli occhiali, ecco qua, vedete, per gli occhiali, che io ovviamente mi pulisco tutti i giorni, infatti come vedete sono belle pulite gli occhiali. Questi qua sono la pezzetta, vedete, è bella lunga e mi trovo comodissima. Poi qua c'è la mia Lujo, ovvero la mia la mia custodia per gli occhiali della Lujo, che adesso ci metto anche questi dentro, questa pezzetta qua dentro, vedete? E poi, ovviamente, se non mi cade tutto qua, lo metto qua dentro che è meglio. Poi ci ho messo altri fazzoletti, come se non ci fossero domani, un'agenda per scrivere le mie idee di qualsiasi cosa mi venga in mente, che poi ci scrivo poco e niente. Poi un gel detergente igienizzanti mani della Kiko, quello per bambini, ma lo posso usare io perché le mani lo posso usare anche io che ho le mani tutte, come dire, disastrate, ma soprattutto molto molto delicate, quindi lo uso per questo. Quanto ce n'è qua? 100 ml di prodotto per un paio di 24 mesi, eccolo qua, già vedete. No, non si vedrà mai, però questo. E niente, poi, vabbè, qua c'è una fotocopia della mia cartella sanitaria, ma chi se ne frega. Poi, un'altra, ah sì, questi sono, che dentro c'erano dei bijou, dentro, della farmacia, perché tanto so che me l'hanno regalati dalla farmacia, che me l'hanno regalati dalla farmacia. Poi, un altro gel igienizzante di Brochet, ve lo metto di qua, un altro profumo, anzi un profumo della farmacia 61, perché ha i numeri anche questo, ha i numeri questo profumo, una mascherina che utilizzo una volta ogni tanto, un'altra mascherina, vedete, poi un'altra mascherina ancora, vabbè, no comment. Poi fazzolettini a non finire, che ne metterò qua. Un'altra pezzetta per gli occhiali, questa è una pezzetta, non so se si capisce. Poi una crema mani che sto utilizzando ancora, la devo finire. Un'altra pezzetta, sì, sono piena di roba in borsa. Mary Poppins sparisci, perché sono anche io. Poi un'altra crema mani,
ovviamente è una lezione corpo che utilizzo solo per le mani perché non ci stavo benissimo. E numero 19, un altro profumo della farmacia. Poi fazzoletti, sempre della amo essere Eco, vabbè. Questa qui, sempre altro. Fazzoletti sporchi che vado a buttare via. Questo è un pulito e sporco, no? Uno è pulito e l'altro è sporco. Lo metto qua, va. Questo è pulito. Pezzetta. Da buttare, non ce n'è più. Ariana Grande, un profumo che avevo e chissà quando lo buccessi di nuovo, mi sa di no. Della Ariana Grande Next, Thank You Next. Ecco qua questo, vedete? All'incontro mi ha affidato, è lui. Due penne che mi serviranno e mi servono tuttora per scrivere. Uno spruzzino per pulire gli occhiali, ma anche computer, cellulare, qualche. Un dentifricio che non so mai, me lo porto dietro per lavarmi i denti. Uno specchietto, non tolgo nulla più dalla borsa perché sennò non finisco più. Uno specchietto preso, anzi, mia madre me l'ha regalato a Londra, non lo so, boh, credo non me l'ha regalato a Londra, mia madre gli ha detto, però non mi ricordo più, penso di sì. Un altro, anzi no, portatile, uno spazzolino aiuto. Uno spazzolino portatile di quelli che potete vedere, ecco qua, e ve lo mettete così. Aspettate, qua c'è un pelo, io non so perché. Ecco, fate così e ve lo. Sì, lo so, è un po' usato, ma io lo continuo a utilizzare lo stesso. Poi tanto andrò a comprarne un altro perché è troppo rosicchiato ai denti, vero? Rosicchiato, no? Usato sui miei denti, quindi lo dovrei presto cestinare e ricomprare un altro, ma vabbè, forse me li ho venuti a casa. Poi un'altra cosa c'è qua, sì, un altro pacchettino di fazzoletti, un altro specie di come chiamarlo? Non mi viene in mente, allora, un vabbè, astuccino, come vogliamo chiamarlo, con disegno di immagine Gesù, ovvero un, vabbè, non ho capito come si dice, un borsellino, un mini borsellino con dentro il porta spicci e porta tutto, che poi non c'è niente, lo uso così. Un'altra agendina che si può scrivere di tutto e di più. Poi cosa c'è? Ah, ultimo, non per importanza, se li trovo, due. Allora, uno è per lavarmi, igienizzarmi, ma anche perché no, per pulirmi le parti intime, perché quando non c'è bidet compro queste, buonanotte, mi ci trovo benissimo, sono della Chili, e sono buonissime, sono al mentolo, alla menta, e per me va benissimo. E poi queste struccanti che le devo usare e tenerle sia in postazione ma anche per uscire di casa, utilizzo queste. No, per struccarmi non uso, solo con cellulare perché mi fido solo di quella. Oppure queste le uso quando faccio i swatch, che ancora non ho più fatto, ma presto li farò, vedrete altri video sul canale. Questi sono, occhio, questo è un video aggiornato su cosa c'è nella mia borsa, che non l'avete più vista. Sì, la borsa è sempre la stessa, sarebbe questa, però ve l'ho voluto aggiornare per sapere cosa c'è dentro la mia borsa. Questo comunque è Fresh and Clean con acido ialuronico, struccante viso e occhi, che vabbè io lo utilizzo solamente per gli swatch, igienizzarmi le mani e tutto lì, null'altro. E altro c'è qua dentro? Ah, sì, il mio portafoglio che presto cambierò perché non so cosa ci fa un portafoglio che poi tra l'altro con le borchie, se mettete che vado a viaggiare, che un giorno faccio un viaggio fuori Palau, fuori dalla Sardegna e me ne esco, che ne so, Milano, Roma, Sicilia, non si sa dove perché non è in programma niente, però se un giorno o l'altro ci passa lo spiripizzolo di viaggiare io, mia nonna o altri parenti miei, questo qua lo devo cambiare, perché se mi fermo all'aeroporto
È tutto possibile che non mi fanno entrare in aereo, quindi è bene cambiarlo questo. Si può, tutto quello che volete voi è bello, è pucciosissimo, è bello, rocchettaro, ma a un certo punto va cambiato perché in aeroporto non credo che ti facciano entrare in aeroporto, scusate. In aereo se ti vedono con questo, non credo. O forse sì, però con le borchie ti fermano per controllare che non abbia nulla di strano dentro la borsetta, quindi è sempre bene un controllino da queste parti, perché non sa mai, però io non ho nulla da nascondere, però è sempre bene. Questo me lo tolgo perché mi è piaciuto tanto, ma è ora di cambiare il portafoglio. Non so quanto, non so quando sarà, appunto, ribadisco, però ci tengo a fine di utilizzarlo. Niente, ragazze, questo era tutto. Io per il momento metto tutto a posto. Se questo video vi è piaciuto, siete pregati di mettere un bel like di supporto. E noi ci si vede al prossimo video, perché non so, appunto, le chiavi le uso, ma non le metto mai dentro la borsa, perché tanto, come potete ben vedere, scusate se non mi guardo, ma sto mettendo di nuovo a posto. Perché sì, ragazze, non voglio perdere niente. Prendete un attimo. E niente, questa era la mia bella borsettina. Qua dentro non c'è niente, a parte delle ricette fatte dalla mia dottoressa. E niente, gli scompartimenti sono tutti gli stessi. C'è tante tasche dentro che non vi sto a far vedere tanto, sennò il video diventa troppo lungo. Ve le faccio vedere, dai. Allora, una è questa, la tasca, dove ci tengo sia le chiavi di casa che le salviettine per il sederino, ma anche per utilizzarmi. E qui c'è altre tasche, vedete? Ci sono altre tasche, cellulare, quello che volete voi, fazzolettini, di tutto. C'è anche da questa parte, c'è un altro scompartimento dove c'è un sacco di roba, vedete? Già. Questa è la sua tracollina, oppure potete portarla benissimo a braccio. Io la scelgo di portarla a braccio perché almeno per me è più comoda. Poi volendo la potete portare anche a spalla, volendo. Già. Basta, ragazzi, vi faccio vedere di tutto e di più. Appunto, vi stavo dicendo, le chiavi non le tengo mai in borsa perché tanto sono attaccate alla porta di casa. Mia nonna ha le sue chiavi, però le tiene nella porta della sua camera perché le viene più comoda a lei, non per altro, perché le ritiene più comoda per lì. Invece le mie sono attaccate alla porta di casa perché anche a me viene più comodo metterle non qui, ma di là, nella porta di casa. Ognuno ha le proprie chiavi, ma è bene tenerle ognuno al proprio posticino per trovarsi meglio. Quando rientro di casa, metto se quando, scusate, quando rientro a casa è sempre bene avere le chiavi subito nella serratura, perché è meglio così per non avere lo sbirbizzo che dite, oh, ho perso le chiavi. No, invece subito le tiro fuori dal borso, come sto arrivando a casa, dal portone, a salire su a casa, perché abbiamo un sacco di scale. Noi a casa avete, non avete idea delle scale che abbiamo, saranno almeno una decina se non di più. E quindi ecco perché tutte le volte tiro fuori la chiave, apro il portone, apro la chiave di su, alla porta, scusate, la porta di su, poi subito da dietro della porta la riattacco, la riaggancio alla serratura di dietro. Così tutte le volte non mi devo spaventare perché non so dove ho messo le chiavi, giustamente, come credo che sia. Niente, ragazze, appunto, rinnovo il mio saluto a tutte e a tutti. Se questo video vi è piaciuto, perché no, siete pregati di mettere like, se vi va, anzi, ci mancherebbe altro. Il like deve essere spontaneo, se no non fa niente, ragazze. L'importante è che mettete un bel like, una bella iscrizione, per aiutare a crescere di più questo canale YouTube. E se va, perché no, attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale YouTube e aggiornarvi intanto sulle novità che vi appaiono nei miei video, ma non solo, anche su Instagram. Seguitemi. TikTok sono poco attiva, ma poco attiva, si fa per dire, perché ogni tanto qualche contenuto lo metto, non sempre. In questi giorni non sto bene, devo dire la verità. Cosa c'hai? Perché
Ciò che ho un dente qua che mi ha fatto infiammazione, sto prendendo una pastigliona grossa così, che forse anche più grossa di così, così, e non posso prendere certi dolci che hanno le uova, perché sennò... Ai ai ai. E quindi niente, questa era What's My Bag, oppure come lo voglio dire gli americani, What's in My Purse. Niente. Bene ragazzi, questo era tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Zombie apocalypse.